Nei giorni delle festività di Pasqua tutta l'Italia sarà zona rossa, ovviamente zona rossa in Abruzzo e nella città di Pescara con controlli rafforzati, sindaco, per evitare assembramenti di ogni genere. Questo sì, però diciamo che con soddisfazione i numeri di Pescara oggi sono molto molto contenuti. Evidentemente le azioni che abbiamo posto in essere hanno funzionato per la città, che è sempre più a rischio di tutte le altre, perché è una città che ha una grande densità abitativa, ha molte presenze lavorative e quindi è una città a rischio. Però questo rischio lo abbiamo tenuto sotto controllo e oggi i dati ci confortano molto, ma questo non vuol dire che possiamo e dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo fare più controlli in questi giorni per evitare che quelli che pensano da un anno che possono fare quello che vogliono continuino a farlo. Oramai la gente ha capito perfettamente come si deve comportare a Pescara, ci sono sempre questi irriducibili che noi controlleremo grazie all'azione del prefetto, del questore, perché il tavolo per la sicurezza si riunisce costantemente. Parchi e aree verdi della città saranno chiusi? I parchi e le aree verdi saranno chiusi perché in questo momento è così, purtroppo è così, dobbiamo evitare incontri, dobbiamo evitare assembramenti, dobbiamo evitare tutte le situazioni a rischio e lo facciamo anche chiudendo in questo momento i parchi per i giorni pasquali. Un aiuto potrebbe arrivare dal meteo, perché nei giorni di Pasqua, della vigilia di Pasqua, è previsto maltempo. Questo mi dispiace, perché Pescara con il sole assume tutta un'altra caratteristica, tutto un altro aspetto. Pescara è una città solare anche in questo periodo purtroppo di pandemia. Poi a Pescara almeno 60.000 persone vivono in prossimità della riviera, in prossimità della spiaggia, quindi se qualcuno scende da casa per fare una passeggiata, cosa prevista dal decreto Draghi, è previsto da tutte le norme anche in zona rossa, almeno uno sfogo per poter camminare. Sindaco, lei vuole ovviamente approfittare dell'occasione per fare gli auguri a tutti i cittadini pescaresi. Sì, io faccio gli auguri di una buona Pasqua, di una Pasqua serena, felice, insieme ai familiari, per quanto possibile, sperando che questa pandemia ci lasci presto attraverso i vaccini a tutta la popolazione. L'impegno mio è quello di vaccinare in tempi brevi tutti quanti. Abbiamo messo a disposizione della ASL una struttura che è in grado di fare tanti vaccini e quindi di fare in tempi brevi la vaccinazione a tutti i pescaresi. Auguri, auguri, auguri.